Anche se Fabio era fortissimo, anche quando rimaneva a difesa scoperta, io credo che una diga davanti alla difesa come Anghissa abbia dato al Napoli, poi tra l'altro colpo di mercato di una intelligenza clamorosa, perché hanno pagato 400.000 euro il prestito oneroso. A me sembra questo un giocatore formidabile, che ne pensi Fabio? Ciao Stefano, è sicuramente come dici tu, un giocatore che soprattutto in questo inizio di campionato sta dimostrando un valore incredibile, ma visto anche come è andata l'operazione è stato un grandissimo affare. È un giocatore che per chi come me è ex difensore o un difensore adesso, averlo davanti non è male. Non è male perché ti ripulisce, ti scherma, ti fa un po' di lavoro che per i difensori è importante avere uno così avanti. Poi andiamo sulla scelta di vita di Fabio, più che professionale, ma ne parliamo subito, però ne approfitto, dicevi da difensore. Invece Osimhen come si marca? Cioè Fabio Cannavaro come l'avrebbe marcato e come lo farebbe marcare? No, ecco, forse più farebbe marcare, perché con me sicuramente non avrebbe toccato palla, quindi era poverino, poi usciva dal campo non con il sorriso. È un giocatore che anche lui in questo inizio di campionato sta dimostrando grandissime qualità. Fa reparto da solo, è un giocatore che tiene impegnata una difesa intera, sa giocare nel corto, aggredisce, sa giocare senza palla. Sicuramente questi due giocatori, come in questo inizio del campionato, stanno facendo la differenza per il Napoli. Posso aggiungerci il capitano Enzo Insigne, siamo qui a Napoli, a proposito, Napoli è con me? È mille coloro Napoli, da qui. il test è superato, questo era il test nostalgia, Cristiano, è il motivo per il quale torna a casa ed è il motivo magari per il quale Lorenzo Insigne mai vorrebbe andare via. Ma da capitano del Napoli che deve fare Lorenzo? Restare, firmare? Deve fare le sue valutazioni, perché è giusto che sia così. Sicuramente il fatto che lui sia tifoso del Napoli, capitano, da tanti anni qua, alla fine farà la differenza, perché io sono convinto che Lorenzo insieme al suo staff di procuratori troverà la soluzione giusta per accontentare anche i tifosi che in Lorenzo credono tanto. E la scelta tua invece l'hai fatta, rinunciando, lo dico io, a 30 mensilità più o meno lì all'Evergrande, 15, io ragionavo forse in moneta, hai rinunciato a un progetto importante, sei stato lì in Cina sei anni di esperienze, di conoscenza, di crescita, però volevi tornare e penso di poter dire sia stata una scelta di vita soprattutto. Sì, io in Cina sono sempre stato bene, all'Evergrande stavo benissimo, non è stata una scelta figlia della crisi dell'Evergrande, ma è stata una scelta che ho già fatto qualche mese fa. Avevo già comunicato alla società che la mia intenzione era quella di non rientrare, perché la formula del campionato ormai è divisa in tre blocchi, ogni volta si va in bolla dove resti per 30 giorni, dove non puoi uscire. A dicembre c'è la fase finale, significava entrare adesso, fare 20 giorni, 21 giorni di quarantena, una bolla a dicembre, non potendo vedere la famiglia magari per altri 11-12 mesi, e per me è stata una scelta alla fine che ho fatto in base a quello che ho vissuto negli ultimi anni, e sono contento di averlo fatto, perché alla fine in Cina ho fatto un'esperienza fantastica. E ho avuto la possibilità di allenare dei giocatori importanti e adesso sono rientrato. Per me è importante adesso star qui, godermi un po' la famiglia, ho due figli che sono a Londra, uno a Roma, quindi devo riordinare un po' la situazione. Sei anni lì, hai vinto, hai guidato la nazionale cinese, hai potuto sperimentare 4-3-3, 3-4-2-1 come il maestro Malesani. Ecco, la Cina che Cannavaro ci restituisce come uomo, ma soprattutto come allenatore, perché chi pensa a Fabio Cannavaro, che allenatore prende? Sicuramente ho riordinato un po' le mie idee, perché comunque quando hai la possibilità di allenare sul campo hai la possibilità di poter comunque condividere le tue idee con i giocatori, e sicuramente quando smisi all'epoca non avevo diciamo tutte queste idee messe bene in ordine. Adesso sono sicuramente più pronto, ho le mie esperienze, ho allenato una società che comunque abbiamo fatto la Champions per 3 anni di fila, tante difficoltà, una società che comunque mi ha sempre dato la possibilità di allenare i giocatori forti, e questo è importante.
Stefano, Cristiana, Fabio vi ascolta. Come ti definiresti come allenatore? Se possibile, se ti puoi raccontare, così almeno se ti dobbiamo prendere sappiamo che prendiamo. Io mi prendi a Sky, mi prendi? No, no. No, sai, l'allenatore comunque... io ho avuto la fortuna di avere tantissimi grandi allenatori, da gestori o tipo, non so, Capello, Mister Lippi, o degli allenatori magari che erano molto più appassionati della tattica, tipo Sacchi, Malesani, Zaccheroni. E io spero di essere una via di mezzo, spero di essere un allenatore che riesce a trasmettere le sue idee nel miglior modo possibile. Sono un allenatore, ma anche una persona molto esigente, perché lo sono sempre stato anche da giocatore, è un allenatore che gli piace vincere, perché alla fine attraverso il bel gioco, perché penso che quello sia fondamentale oggigiorno, perché non esiste più un concetto di dover solo vincere. Oggigiorno le società pretendono dagli allenatori anche un'idea, un lavoro che poi alla fine fa la differenza. Ti faccio una domanda un pochino più specifica, poi non voglio annoiare però. Ma tu preferisci la difesa alta, aggressiva o la difesa più bassa? Preferisci il possesso palla o preferisci la verticalizzazione? Se c'ho un difensore lento non lo posso mai far giocare con una difesa alta. Bravo. Se c'ho un difensore veloce posso giocare con una difesa alta. Mi piace essere aggressivo in avanti, perché quello l'ho sempre fatto. E il calcio, sai, alla fine le chiacchiere le possiamo... fare tutti, poi ci sono i fatti, ci sono le idee, ci sono i concetti che vanno spiegati ai giocatori. E alcuni allenatori riescono a farlo in breve tempo, altri hanno bisogno di più tempo, però ecco, ripeto, dipende anche a volte dall'intelligenza, perché se ti rendi conto che tu hai delle idee però non le puoi mettere in atto con una squadra che ha delle caratteristiche diverse, dopo devi essere anche intelligente a cambiare. Abbiamo già cominciato a studiarti. Qualche linea programmatica Fabio Cannavaro ce l'ha data. Senti, io mi sto guardando intorno, vedo quella meraviglia, sto cercando condomini, villetta schiera, perché abbiamo sposato anche noi la metafora di Luciano Spalletti, no? Visto che per ora lui è nell'attico del campionato. Te la senti di dare le chiavi tattico? Ora si fanno com'è, contratti 4 più 4, non andiamo così lontano, ragioniamo per le settimane di campionato. Le chiavi dell'attico del campionato a Luciano Spalletti, anche nei confronti, no, delle milanesi, siamo tornati a vivere quei bei duelli anni 80, quando c'era Napoli, la piazza di Napoli, certo. E poi c'era il nord rappresentato da Milan ed Inter. Per quanto tempo, secondo te, questo Napoli, quello che ha mostrato le prime 6 giornate, può abitare certe zone e certi attici della Serie A? Ma sai, io penso che rispetto a qualche anno fa anche i giocatori, l'allenatore, la società hanno un'esperienza diversa. Sicuramente i periodi più difficili sono quelli dove arriverà la Coppa d'Africa, dove arriverà qualche squalifica, qualche infortunio, e lì bisognerà capire e vedere come si gestiranno questi momenti, perché adesso che la squadra è al top, che con tutti, diciamo, i titolari viaggia a mille, come sai, durante una stagione lunga come quella del campionato italiano può succedere di tutto. Sicuramente Luciano Spalletti è una garanzia, è un allenatore che conosce molto bene il nostro calcio, ha allenato squadre importanti come Roma, Inter, sa quello che bisogna fare per vincere, perché l'ha fatto anche fuori dall'Italia. A me piace molto, io l'ho studiato qualche anno fa, è una persona che venne a Coverciano a farci anche una lezione, che ha le idee chiare, è un allenatore che io le chiavi gliele darei tranquillamente.